lietissimo di aprire con voi questa prima conferenza che dedichiamo alla reciproca conoscenza e miglioramento dei rapporti fra di noi. Grazie per essere intervenuti questa sera per l'apertura di un nuovo ciclo di conferenze arricchito dalla presenza e dalla collaborazione dell'Associazione Monferrato 2020. Sono entusiasta del programma di quest'anno e sono sicura che anche voi condividerete il mio entusiasmo e assisterete numerosi alle conferenze di Quattro Passi Oltre la Buca, rinforzando così il nostro spirito di condivisione e amicizia, che considero la cosa più bella e importante del nostro club. Grazie. Monferrato 2020 nasce nel gennaio 2013 con l'obiettivo di contribuire a recuperare e valorizzare il grande patrimonio storico e culturale del Monferrato. Il grafologo qual è lo strumento che ha per dire se una cosa è autografa o no? Il confronto, con l'idea che al 50% è vero, al 50% può essere modificato. Se l'esperto non è attento, gli esiti possono essere molto ingannevoli. Io voglio ringraziare il dottor Iozzo di essere qui con noi questa sera. È passato poi un'altra istituzione chiave per il nostro paese, che è la Cassa Depositi e Prestiti. Quindi il piacere è doppio, ritrovare la Fubine, e cedo la parola. Uno dei pochi banchieri italiani ammesso a parlare nel Sancta Sanctorum della politica monetaria, cioè alla Bundesbank. Questa è l'ospite di questa sera. Siamo in un mondo nuovo, cioè il mondo si sta spostando, il centro è l'Asia. Quindi la battaglia per l'uso delle risorse naturali è diventata essenziale. E quindi noi siamo sfidati. Cioè noi dobbiamo inventare un nuovo modello di sviluppo. Uno dei migliori chef di Europa ci ha portato un assaggio veramente speciale. Più che una buona conferenza, lasciatemi dire buon gnam gnam. Da 25 anni ho apprezzo la cucina di Pietro Lehmann, che ha un bellissimo ristorante favoloso a Milano, dove si assaggiano cose buonissime, e lui non fa solo cucina, lui è soprattutto un filosofo, è amante della gioia in ogni sua forma, sia nella forma, diciamo, dei colori, sia nelle forme estetiche, i sapori e anche i suoni. 28 anni fa ho pensato di partire in Oriente e fare una nuova esperienza, e ho capito che il mondo della carne non mi corrispondeva più. Ho deciso finalmente di diventare vegetariano. Ho aperto il mio ristorante, il Gioia di Milano, e da allora è iniziata una nuova avventura che seguo tuttora. La cosa interessante è che 25 anni fa facevo delle cose molto diverse da quello che era il mercato del tempo. Oggi le persone non desiderano più solamente mangiare bene, ma vogliono anche mangiare sano. E così facendo le persone iniziano a riflettere, e quindi in fondo la mia cucina è una cucina che cerca di portare le persone a delle scelte diverse. Attualmente c'è una gran bufera a Milano legata a quello che è stato creato e che si è tentato di fare, che sembrava una cosa assurda, che era quello di far mangiare un po' di verdura ai bambini. La parte gustosa dei cibi, e ci sono molti cibi che proverete anche stasera, appunto, che hanno un valore nutraceutico, nutriente e farmaceutico insieme.
Dopo Gabriella Savini, Alfonso Iozzo e la serata vegetariana, abbiamo con noi questa sera un altro ospite di riguardo, il professor Andrea Beltratti. Io vorrei però prima segnalarvi la presenza fra noi del dottor Günther Blobel, premio Nobel per la medicina nel 1999. Andrea Beltratti, che è qui con noi questa sera, è un economista di rango e è stato per 4 anni presidente del consiglio di gestione di Intesa San Paolo ed è attualmente presidente di Eurizon Capital, la società del gruppo Intesa San Paolo che è deputata a gestire il risparmio della clientela. E vale la pena ricordare che in Italia il patrimonio complessivo è di circa 8.000 miliardi di euro, secondo le stime. E immaginate che sia possibile aumentare i rendimenti percentuali. Avete le dimensioni del rendimento che potrebbe venire a una miglior gestione delle attività finanziarie. La finanza comportamentale è nata verso la metà degli anni Ottanta e l'obiettivo era quello di capire come descrivere meglio il comportamento umano. In Italia tendiamo molto spesso a dare la colpa troppo alle agenzie di rating. Queste serate sono molto importanti, secondo me, per il nostro circolo, perché ci uniscono in una riflessione di volta in volta sempre diversa, ma sempre nella sfera della buona cultura. Quindi hanno anche lo scopo di rendere più bello, più piacevole il nostro club. Quei politici di cui mi lamento sono nient'altro che il riflesso dei cittadini che lo esprimono. Perché non può cambiare nulla fuori se non cambia prima qualcosa dentro. Perché siamo sedie o siamo anime? E se siamo anime, la mia anima è la vostra anima, non cambia niente. È vero che abbiamo 750 miliardi di bilancio dello Stato, ma non è tutta spesa pubblica, perché ci sono 220 miliardi di euro che non sono altro che il rinnovo dei titoli di debito. E guarda caso, i titoli di debito, chi ci guadagna? Io ho un concetto di Stato diverso, ho un concetto di Stato che sia invece un'organizzazione sociale che insieme lavora per l'evoluzione di quella società. È stato molto interessante, stasera saremo tutti lì che ancora prima di andare a dormire discuteremo, ecco, su questo, su quello. Benvenuti anche questa sera. Chi conosce da tempo Elsa Fornero, donna coraggiosa, ministro determinato e stimato docente dell'Università di Torino, non può non essere d'accordo nel darle il più caloroso benvenuto. Io ho avuto come compagni di scuola due persone che poi sono diventati ministri. Uno è Elsa Fornero e l'altro è Cesare Damiano. Voglio ringraziare Elsa Fornero che, nonostante i numerosi impegni in campo nazionale e internazionale, ha voluto essere qui questa sera. E il titolo di questa sera suona: si può ricostruire la fiducia nel nostro paese, riflessioni di un'accademica inaspettatamente divenuta ministro. Il compito del governo tecnico era esattamente questo, di impedire una crisi finanziaria. Non possiamo nascondere gli occhi di fronte a un'altra realtà che anche forse più sgradevole. E la realtà è che la crisi finanziaria ha colpito un paese molto debole, un'economia debole e, se posso aggiungere, una società debole. Il modo più corretto è quello di considerare questa riforma un grande bilanciamento nei rapporti tra generazioni. In 10 anni ci sta anche Expo. Expo è la più grande occasione oggi strutturata del paese. Loro, secondo me, sono stati troppo eleganti, ma io un applauso a quella signora della quale sono professionalmente innamorato, glielo faccio ancora adesso. Grazie. Beh, io mi sono fatto l'idea che abbiamo di fronte una persona culturalmente onesta, umana,
e sono veramente contento di scrivermi sul polsino il suo nome e cognome per ricordarmelo a lungo. Dopo tre economisti abbiamo uno scrittore. Ci possiamo rilassare anche un po'. Giornalista, scrittore, vorrei anche ringraziare il nostro socio e amico Pino Granata che ha reso possibile questo incontro qui a Margara. Mi sono ispirato a un caso vero accaduto nel mio paese. Sono voluto andare a scavare dentro le mie radici e così ho riscoperto tantissime cose, a parte tantissimi personaggi, ma soprattutto ho scoperto quel tessuto fondamentale dentro la psicologia delle persone, di un popolo, che è la lingua. Un'altra esperienza per me molto interessante che ho fatto è con il libro precedente a questo, che è La Catastrofa. La Catastrofa è il romanzo corale della tragedia di Marcinelle, 8 agosto 1956, quando 272 minatori muoiono sotto la miniera, di cui 136 italiani. Io ho voluto rispettare le voci dei sopravvissuti di Marcinelle, ma perché volevo essere fedele, cercare di custodire quel tono, quella materia di cui parlavano, quel dolore, quella sofferenza. Questa sera ho riprovato le sensazioni che provavo all'inizio degli anni 60. Quando finiva la lezione, a me sembrava di essere stato al Cinerama. Questa sera ho provato la stessa sensazione, grazie. Vorrei quindi ringraziare Pino per averci portato questa persona di grande sensibilità e umanità, veramente. Grazie mille, Pino. Grazie ovviamente a lei, a Paolo Di Stefano, a Chiara Vacciago e a Gianmarco Griffi. Noi la rivedremo in primavera, io me lo auguro, perché Maria Amelia Lollighetti, la presidente, ha invitato lui e la sua famiglia per un weekend quando ci sarà una bella stagione, quindi marzo-aprile. E quindi cercheremo di farle dire qualche altra cosa, se è possibile. Grazie mille e buona serata a tutti.